Definiamo le tre variabili, usiamo gli interi, va benissimo. Int a, virgola, b, virgola, c. Poi chiediamo di inserire questi dati. Apro lo scanner. Allora, scanner, console uguale new scanner di system.in. Per importare possiamo anche utilizzare CTRL maiuscola O. Chiudo subito il flusso. Console.close. Dunque, questo algoritmo è molto comodo quando bisogna trovare se abbiamo a che fare con dei problemi di massimo e di minimo. Adesso su tre variabili, certo, si poteva anche risolvere in maniera diversa, però più complessa, ma quando avremo a che fare invece con gli array, diventerà essenziale lavorare così, perché altrimenti è abbastanza complicato. Quindi, ecco qua dove vado a definire la variabile max che qualcuno prima mi ha chiesto, no? E la dichiaro qua. Max. Anzi, A non mi serve nemmeno, scusate. Facciamo A e B. A e B sono i due numeri. Inserisci il primo numero. Poi leggiamo il primo numero dentro a max. Questo significa che io sto ipotizzando che il primo numero inserito sia il massimo. Lo ipotizzo io, non è mica detto che sia vero, ma faccio la stessa cosa. Adesso vado a leggere il prossimo numero. E se vi devo dire la verità, non c'è neanche bisogno di avere A e B, basta avere num. Togliamo. Allora, leggo il prossimo numero. Inserisci il prossimo numero. E vado a leggere questo prossimo numero nella variabile num. Vado a fare il confronto e mi chiedo, if affinché il numero che ho inserito dentro a max continui a essere max, deve essere più grande del numero appena inserito, di num. Quindi in quel caso non faccio niente, vado avanti. Se invece il numero inserito adesso in num è più grande del massimo, devo andare a riassegnare il valore a max. Quindi se num è maggiore di max, se è uguale non faccio nulla. If num maggiore di max, allora devo andare ad assegnare a max num. Adesso faccio la stessa cosa perché ho ancora un numero da controllare. Guardate. Inserisci il prossimo numero, lo rileggo e di nuovo mi chiedo se num è maggiore di max. Scambia, cioè scambia, assegna a Max il numero appena inserito, altrimenti non fare niente. E l'ultima istruzione è quella che produce in output il risultato. Il massimo è, e qua mettiamo il max. Vi faccio osservare che queste istruzioni si ripetono e sono identiche. Lo vedete? Sono identiche. Quindi questo che cosa significa? Significa che nel momento in cui invece di avere tre numeri ne ho 100, mi basterà usare queste istruzioni all'interno di un ciclo, ripetendole 100 volte, ma non le ripeto io le scrivo una volta sola e l'istruzione che userò per gestire il ciclo mi farà ripetere queste istruzioni fin tanto che avrò analizzato tutti i numeri. Qua non lo posso ancora fare perché i cicli non li abbiamo, avrei potuto farlo anche qui. Però
E in questo modo, vedete, ho eliminato, era quello che vi volevo dire prima, cioè quando dicevo che qua non abbiamo una diramazione di Fels, ma abbiamo una serie di istruzioni, una semplice acquisizione di un dato in input e il confronto con un valore di riferimento che sta sempre dentro la variabile max, che può cambiare, però il nome della variabile è sempre max. E quindi vado a fare questo tipo di confronti fino a quando ho verificato, cioè ho controllato tutti i numeri. No, come num, ho detto usiamo solo la variabile num e la variabile max perché non c'è neanche bisogno di avere due variabili A e B, bastano la variabile num. Adesso qui vediamo se funziona correttamente, quindi posso inserire il primo numero, prendiamo quell'esempio di 328, quindi 3. Poi inserisci il prossimo numero, 2, inserisci il prossimo numero, 8. Il massimo è 8. Se invece rieseguo inserendo 3, 5, 2, 3, 5, 2, il massimo è 5. Funziona. Comunque adesso vi farò vedere come utilizzare, l'abbiamo già visto una volta, ma lo rivediamo, il debugger di integrato in Eclipse, così vediamo proprio internamente cosa succede. Su questa barra laterale azzurra, o come la vedete voi, vado a mettere qua in corrispondenza dell'input rigo 14 max uguale console.nextint, doppio clic, inserisco un breakpoint, poi lo inserisco anche per console nextint al rigo 17 sotto, lo metto sull'if, sull'assegnazione max assegna num e poi anche di nuovo su tutte le istruzioni, insomma, che sono significative. Adesso vado ad eseguire cliccando sul ragnetto. Faccio lo switch della perspective, così a destra, qua in alto, mi appaiono le variabili. Vi ricordo che l'evidenziazione verde, cioè la riga evidenziata in verde, è l'istruzione che deve ancora essere eseguita. Vedete, però, controllate sempre anche la console. Qua mi chiede di inserire il primo numero. Seguiamo sempre il primo esempio, 328, quindi 3. Do invio e a questo punto il programma è fermo perché lo devo mandare avanti io, cliccando qua su step over o tasto funzione F6. Ecco, notate che dopo aver mandato avanti l'esecuzione, qua è un po' piccolo, ma dallo schermo dovreste vederlo, max ha assunto il valore 3, lo vedete? Bene, adesso se vado avanti mi stampa qualcosa sulla console, inserisci il prossimo numero. Quindi inserisco il prossimo numero che era 5, do invio e poi mando avanti. E notate che sulle variabili è comparso num con valore 5. Poi eseguo questo confronto, if num maggiore di max. Allora se è vero, andremo alla riga 20, altrimenti andremo oltre. Num è maggiore di max, sì, quindi entriamo nella riga 20. Vado avanti con step over. Non l'ha ancora eseguita questa istruzione, adesso la esegue e viene evidenziato in giallo dove c'è la variazione. Max non vale più 3 come inizialmente era, ma diventa 5. Di num non ci interessa nulla perché tanto la useremo come variabile per acquisire l'input, quindi non ci importa che rimanga il valore 5 dentro a num. Poi vado ancora avanti e mi chiede di inserire il prossimo numero che era, mettiamo un numero ancora più grande, 20. Invio, mando avanti l'esecuzione, vedete che adesso num vale 20. E se vado ad eseguire l'istruzione successiva, la condizione è ancora vera, num è maggiore di max,
quindi esegue a max assegna num e max adesso vale 20. Poi se vado avanti mi stampa su console il risultato. Vado in Window, Perspective, Reset, non Reset, Open Perspective, Java.